Manzi è molto recente, e risale praticamente a partire dal 2014-2015, dove ho cominciato a frequentare l'Africa, e da questi lunghi viaggi, soprattutto frequentando l'Eritrea, da lunghe attese, a volte anche notturne, negli aeroporti, ho cominciato a scrivere un po' le cose che vedevo, che mi impressionavano in questi luoghi in cui il tempo e gli spazi si sono fermati e sono una specie di musei a cielo aperto, una specie di castelli incantati dove tutto era il tempo si era allentato. E quindi ho concepito il primo romanzo, Euridice, la città meccanica. Perché Euridice? Perché mi sono sentito un po' come fare un viaggio di Orfeo nell'inferno, negli anni seguenti. Successivi, in particolare tra 2014 e 2018, ho raccolto molte impressioni, molto materiale, sempre on the road, col mio iPad sotto il braccio. E quindi sono nati questi tre romanzi ambientati, romanzi prevalentemente storici, anche se non esclusivamente storici, ambientati nell'Africa coloniale italiana, in questo posto abbandonato dagli italiani, dove gli italiani ci sono stati con una passione straordinaria, cosa mai vista. Ora hanno costruito un mito praticamente, un mito dell'Africa. Poi sono scomparsi e sono rimaste solo le loro cose. Sono scomparsi portandosi dietro delle piccole valigie, lasciando tutte le cose là. Indubbiamente la prima cosa che mi ha colpito è l'architettura razionalista, quella che un tempo veniva chiamata il razionalismo d'oltremare. È un periodo di costruzioni intense che avviene in modo tumultuoso tra il 32 e il 40 in Eritrea, in particolare tra il 35 e il 38, dove emigrano diversi architetti dell'arte déco, dell'arte futurista, ma soprattutto dell'arte razionalista, che in Italia erano visti con un certo fastidio. Petazzi realizza nel 38 ad Asmara il primo distributore di benzina, costruendo un aeroplano di cemento, di fatto, da ali enormi che apparentemente non si capiva come facevano a stare su senza i puntelli, il Tagliero, prodotto che poi diventa il Fiat Tagliero. Tagliero era il cognome del proprietario della succursale della Fiat ad Asmara. Cosa è successo effettivamente in Eritrea? Cioè, in Eritrea è rimasta intatta quest'arte. Cioè, quando gli italiani hanno abbandonato l'Eritrea, in modo definitivo nel 75, tutti questi monumenti, tutti questi palazzi sono rimasti come erano e lasciano un patrimonio quando partono che pochi anni fa è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Ora, questo tema del tempo e dello spazio è uno degli aspetti importanti dei tre romanzi. Ma perché è importante? Perché il tempo non esiste, il tempo è un'invenzione della nostra mente, c'è solo lo spazio. Tu sei cambi perché le cellule del tuo corpo cambiano e quindi dici è passato tempo, sono diventato vecchio, ma in realtà non è passato niente, è solo una modifica di spazi. Ebbene, in Eritrea il tempo si è fermato, perché gli spazi si sono fermati. Le case sono rimaste come erano nel 38, le strade. L'unica cosa che nel viale centrale di Asmara è cambiato sono le palme, perché le palme nessuno ha potuto fermare le palme. Le palme hanno continuato a crescere. Questo paradiso improvvisamente una mattina arrivano dopo un golpe militare comunista del colonnello Mengistu, sostenuto dall'Unione Sovietica e da Cuba,
questo paradiso viene infranto, il vetro di questo paradiso viene rotto. Devi scappare, devi abbandonare tutto, non puoi portarti dietro niente, sei un profugo. E quindi loro, i loro figli, i loro nipoti, ha creato un grande fenomeno di nostalgia, anche questo è un fatto unico. Di nostalgia da un lato, mentre l'Italia voleva dimenticarli. L'Italia stava navigando in altri confini, doveva assolutamente far dimenticare qualsiasi ambizione coloniale, tanto più se fascista ovviamente, di interesse verso l'Africa, verso il Corno d'Africa, e quindi in Italia è calato un velo. Ai ragazzi a scuola non è stato detto quasi nulla di quel periodo, che Bologna è una città mitizzata dagli eritrei e pochi lo sanno. Girando per Asmara, Bologna si incontra dappertutto. Arrivo al centro di Asmara, devio un po' dal corso principale e trovo via Bologna. Una via importantissima che attraversa, arriva fino alla Biblioteca Nazionale, alla piazza Puschi. Forse pochi sanno che Puschi era un eritreo. Qual è il motivo? 18 congressi del Fronte Nazionale di Liberazione tra il 1974 e il 1991, l'ultimo, anno della liberazione che poi è stata proclamata nel 1993 dall'occupazione etiope dell'Eritrea, si sono svolti tutti a Bologna. Ma erano congressi internazionali, non erano solo congressi degli eritrei esuli presenti a Bologna o in Italia, venivano da tutta Europa, venivano dal Canada, venivano tutti a Bologna. Quindi divenne una capitale dove a quel punto i congressi sono diventati dei festival e con grandi manifestazioni in via Indipendenza, in Piazza Maggiore, degli eritrei. Bologna è diventato un mito. Di Bologna nel libro ha questa caratteristica e non a caso sono partito da due luoghi della città. Uno è via Marconi, che un tempo si chiamava via Roma, ed è la via dell'architettura razionalista della nostra città. È una strada costruita dal 35 al 38, abbattendo il vecchio borgo delle casse, però costituisce anche un capolavoro di arte razionalista, che non è stato suficientemente apprezzato perché è costruito in periodo fascista, quindi la liberazione non ha esaltato questo tipo di arte, anzi, molti aspetti di questa architettura sono stati rinnegati, alcuni palazzi sono stati anche abbattuti, in altre parti della città. E il secondo luogo da cui sono partito è la periferia vera, dove abitano molti degli eritrei oggi, che è una comunità di migliaia di persone presenti a Bologna, e sono partito dal centro civico di Corticella, che si chiama Centofiori, che è una grande colata di cemento, ma comunque c'è una sala fatta da anfiteatro dove loro spesso si riuniscono e dove spesso vengono fatte queste feste eritree. In genere tutti e tre i libri e anche Il meccanico di Asmara partono da un'osservazione di fatti avvenimenti accaduti. Quindi i libri raccontano delle storie vere con altri nomi. Il primo libro lo comincio a scrivere nel 2015 e parto da una cosa che mi ha estremamente impressionato. Arrivo ad Asmara, erano le prime volte, e apprendo subito che un italiano, uno dei pochi che era rimasto, un meccanico di 75 anni, si era impiccato nella sua officina. Cerco di capire meglio questo fatto e scopro che questo meccanico si era impiccato dopo una delusione d'amore. Nel secondo romanzo, Mai Belà, parto ugualmente da un fatto reale, questa volta che apprendo a Bologna. Da un artigiano bolognese, un meccanico, anche qui compare sempre questa figura del meccanico, un meccanico d'automobili, apprendo che suo babbo era andato nella guerra d'Abissinia, nel 35. Era rimasto diversi anni giù,
Quando era tornato, aveva ripreso il suo lavoro e nel 1945 viene ucciso dai partigiani. La motivazione è perché sei stato in Africa, eri una camicia nera, sei andato a una guerra coloniale. E allora faccio una ricerca su questa persona, che era stato in Etiopia, aveva combattuto, aveva fatto tutto il tragitto da Massawa, attraversando l'Eritrea, poi attraversando tutto il fronte di guerra fino verso Addis Abeba, ed era ritornato e si era innamorato di una giovane eritrea. Ma si era innamorato di una giovane eritrea nel 39, durante il periodo delle leggi razziali, dove innamorarsi di una giovane eritrea voleva dire prendere 5 anni di prigione ed essere espulso dall'Eritrea. Quindi deve entrare in clandestinità. Il meccanico di Asmara parte ugualmente da fatti reali. Negli ultimi viaggi che ho fatto in Eritrea ho anche lunghe interviste, lunghi colloqui con un meccanico. Un meccanico che nel libro compare sotto altro nome, che volutamente non ho messo come protagonista, ma comunque è presente nel libro, e che ha un'officina tuttora funzionante ad Asmara. È uno dei pochissimi italiani ottantenni che sono rimasti, ma aggiungo che sanno aggiustare un'automobile. Scopro che attorno a lui ci sono altri meccanici, sempre ottantenni, che hanno continuato a lavorare nonostante tutto quello che è successo, le occupazioni, il terrore rosso di Mengistu, sono rimasti lì, forse anche perché servivano, questo è il motivo per cui sono sopravvissuti. Dietro questi meccanici ci sono delle storie incredibili. Beh, Il ruolo dell'amore è un cemento di tutti e tre i romanzi, ma in particolare dell'ultimo, Il meccanico di Asmara. È il filo conduttore che tiene in vita i personaggi. Le emozioni che danno un senso alla vita, e in particolare alla vita di questi personaggi, accentuate da questo scenario incredibile che è l'altopiano dell'Africa o i bassi piani del Mar Rosso e dell'Eritrea occidentale, effettivamente è l'amore. L'amore come un sentimento totale. Nel momento che mi innamoro veramente di una persona, che due persone si innamorano, ogni cosa perde importanza. Il secondo sentimento che i nostri personaggi attraversano e che dà un senso alla loro vita, oltre all'amore, è l'eroismo. Da tutta la documentazione che ho letto, dove sono morti 11.000 dei nostri nella battaglia di Keren, andavano a morire sapendo di morire, non sperando di salvarsi. Ci sono stati grandi filosofi, grandi sociologi che hanno parlato di un secolo in cui questi sentimenti si sono impoveriti, però lì li troviamo fortissimi. Si vive e si muore per amore, si vive e si muore per la patria, per l'eroismo, e ciò è considerato un fatto assolutamente normale, cosa difficile da comprendere per un nostro contemporaneo. E il libro è anche una discesa in questo inferno che potrebbe apparire anche un paradiso sotto certi aspetti.